Calma, calma, Miriam. No, no, ti vedevo litigare con la cuffia e il filo. Ti posso aiutare? No, no, mi sono sbrogliata. Ti stai sbrogliando? Benissimo. Aggettivo che mi aveva colpito durante la pubblicità, vi ho chiesto a tutti voi due ragazzi, dico, come va? E tu hai usato una... Perché uno dice, ah, te sì, hai detto incredibile. Siamo ancora incredibili. No, di più. Adesso siamo ancora più creduli, perché era prima dei calci di rigore la domanda. Adesso i calci di rigore ti comunico che li hai vinti tu, te li sei aggiudicati, ti comunico che sei la nuova campionessa dell'eredità. Puoi essere ancora più incredula, ma non mi cadere dallo sgabello, no, no. Ti prego. E adesso ancora più incredula, ti devi mettere di nuovo la cuffia e affrontare la tua prima, spero, lunghissima serie di prima ghigliottina, la prima di una lunga serie. Giochiamo per 180.000 euro. Miriam, dimmi tu. Come fossimo in musica. Ci senti? Sì, senti? Sì, sì, sento, sento. Perfetto, dimmi tu, vado? Attacchiamo? Avanti, maestro. Vai, no, la maestra sei tu, io sono allievo e ti dico, puoi scegliere fra tenebra e terapia. Tenebra. Ghigliottina. Ripartiamo da terapia. Cabina. Capanna. Capanna. Ghigliottina. Macchina. Oppure strumento. Strumento. Ghigliottina. Terapia, capanna, macchina. Quarta scelta. Giovanotti. Ramazzotti. Giovanotti. Ghigliottina. Come in un tuo spartito, Miriam, l'ultima nota da scegliere, gomma oppure para? Para. Ghigliottina. Lo spartito ce l'abbiamo, Miriam, a te adesso suonare con terapia, capanna, macchina, giovanotti, para per 45.000 euro, un minuto da adesso, prego. Grazie Miriam. Puoi levare la cuffia. Preparo la parola, scatenatevi da casa, in rete, qualunque supporto tecnologico usiate per scrivere, sfidarvi, gareggiare. Cosa avete scritto voi? Vi dico che la nuova campionessa ha scritto urto? Soltanto con terapia, mi è venuta in mente la terapia d'urto, allora, terapia d'urgenza, però poi urgenza non riuscivo a... E para, però sarebbe più paraurti, non paraurto. E l'urto con la macchina. Adesso lo so che è troppo vago, però Giovanotti naturalmente. Io pensavo, cioè, Lorenzo Cherubini. Credevo che Giovanotti avesse qualcosa, una svolta, però non ce l'ho fatta. La svolta è che il titolo di una sua canzone del 2007 è la nostra parola di questa sera. Para? Para. Da terra metti piove, no? La strada, dice, la volta para, no, dico, gli schizzi di... Para pioggia, no? Para pioggia. No, davanti, dico, dice si para urti, ma anche para...
Non lo so. La macchina, questa macchina non è automobile, questa è una macchina che molto spesso ne sentiamo parlare anche in televisione e giornali, quando ahimè si accende, si accende questa macchina contro le istituzioni o contro qualcuno, farla partire è molto facile, fermarla e soprattutto levarsi il fango di dosso è molto più complicato. Perché la macchina, ahimè, lavora bene, quella macchina lì del fango. La capanna di fango, nelle antiche civiltà, anche adesso, popolazioni tribali hanno capanne fatte di fango. E la terapia, la fangoterapia, è una terapia che si pratica con applicazioni di fanghi termali. Dice, dove sei stato il fine settimana? Mi sono andato a fare ricoprire dei fanghi. Però quello è bello, quello lì non è fangoterapia, è bello. La capanna di fango, la macchina del fango, ahimè, fango. Brano preziosissimo di Lorenzo Cherubini, Parafango, stasera la parola è fango! Ci ritroviamo con Miriam, campionessa nuova, ma appuntamento invece è sempre quello, col DG1, grazie, grazie davvero, buona serata.